broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. All'Accademia dello Spettacolo in Via della Liscia Fano sta per cominciare uno stage al cura del maestro e coreografo Marco Sellati. Si tratta di un laboratorio dedicato a cantanti, attori e ballerini, grazie al quale questi giovani talenti potrebbero essere scelti e inseriti in importanti produzioni nazionali gestite proprio dal maestro Sellati. Oggi avremo anche l'occasione di poter conoscere meglio le varie attività e i corsi che si svolgono in questa accademia. Bravissime, adesso muoviamo le spalle indietro, vai. Oh. Bravissime, voi guardate a me. Vai amore, avanti. Adesso andiamo verso destra e andiamo a trovare il piedino destro. Giù il piedino destro. Bravissime, senza muovere le gambe. Poi andiamo al centro e poi torniamo su. Adesso lo facciamo dall'altra parte. Oh. Con le punte tese, fatemi un po' vedere le punte tese. Oh, con i piedini. Bravissime, facciamo flex, punta con la schiena lunga, collo lungo. Ah, bravissime, molto bene. E adesso lasciamo i piedini su in flex e andiamo a prenderli. Milena, allora, questa accademia è ormai aperta da un anno e tu ti occupi della danza moderna, giusto? Sì, certo, questo è il mio settore e noi qui abbiamo tutti i corsi che partono dai 3 anni, quindi con la danza creativa che va dai 3 ai 5 anni e fino alla danza adulti, che è la danza delle mamme, delle più grandi che hanno deciso di fare danza perché non ha età la danza, quindi noi siamo aperti a tutti quanti. E non c'è soltanto quella amatoriale? No, noi abbiamo sia tutti i corsi amatoriali che comunque alla fine dell'anno i ragazzi faranno un esame, avranno un diploma come riconoscimento di tutto il lavoro che hanno svolto durante l'anno. Poi abbiamo anche i corsi professionali e abbiamo introdotto proprio quest'anno un nuovo laboratorio che si chiama CAP ed è un corso di avviamento professionale che farà il coreografo Marco Sellati, viene da Roma e praticamente l'abbiamo introdotto perché vogliamo cercare di inserire i ragazzi nel mondo dello spettacolo, quindi chi ha talento, chi ha voglia, dargli l'opportunità di fare questa cosa. Ed è una grande occasione. È una grande occasione, diciamo, perché ci sono dei ragazzi che hanno voglia, magari non possono andare sempre a Roma e quindi abbiamo deciso di farlo noi da qui e speriamo che qualcuno prima o poi uscirà, visto che questo Marco lavora a Roma, fa grandi produzioni in grandi teatri, vediamo se riusciamo. Giochiamo in casa, alle nostre spalle in questo momento c'è una lezione, poco fa c'è stata la tua, quindi con le tue bimbe, esatto, e adesso invece? Allora, lui si chiama Riccardo Caldari, è un grandissimo ballerino, è un bravissimo insegnante, lui si occupa sia dei corsi intermedi che quelli delle grandi, quindi quelli comunque professionali e avanzati. E ci segue da sempre e spero che ci continuerà a seguire perché veramente è molto bravo. Ma no, ma per un attimo pensavo di non essere tu. Ma certo che sei morto, idiota! Non è... No, devi dire, non avere paura, stai per andare in un posto migliore. Oh, voilà. Stai per andare in un posto migliore. Questo posto migliore che devi sputare? Sì. Se ne va, va. Verso di lui. Certo. Non avere paura. Stai per andare in un posto migliore. Giovanotto! Dado, qui vediamo proprio i ragazzi di Oltre il Sipario. Eh sì, questi sono i ragazzi che ormai mi seguono da tantissimo tempo, quindi sono molto orgoglioso. Stiamo preparando uno spettacolo già da quest'estate, abbiamo lavorato, ne abbiamo già presentato uno lunedì scorso e al Politeama e adesso ne faremo uno il 28 di ottobre, il 28 ottobre faremo uno spettacolo comico questa volta, mentre il primo era invece molto più impegnato con un mix di ballerine, cantanti, violinisti e così via, mentre invece questo sarà proprio una commedia brillante.
Ecco, invece come sono suddivisi i tuoi corsi? Allora, i corsi qui partono dai 5 anni con i bimbi, abbiamo i bimbi dai 5 agli 8 anni, poi abbiamo dai 9 fino ai 12 anni, poi dai 13 ai 15, 16 e poi fino ai 23, 24 come loro, e poi abbiamo i gruppi degli adulti, abbiamo tre gruppi, un gruppo che ha già qualche anno di esperienza, quello nuovo che stiamo improntando proprio adesso, quindi ancora c'è tempo, se qualcuno vuol venire, abbiamo appena iniziato, e poi abbiamo quello del cabaret. E un'altra idea che stiamo cercando invece di spingere è quella del cabaret giovani, quindi stiamo cercando di improntare un nuovo laboratorio per ragazzi giovani sul cabaret, sulla comicità. Insomma, qui si parla di tutte le età, ma che cosa insegni nello specifico, perché non si tratta soltanto del comico? No, assolutamente, anzi, soprattutto per i bambini, ogni età ha il suo programma. I bambini più piccoli io cerco di risvegliare un pochettino l'uso del corpo, perché i bimbi, tutti nasciamo con i canali comunicativi aperti, i bambini soprattutto sono delle spugne incredibili, poi cominciano a scoprire la parola che sostituisce tutti i gesti, tutti i movimenti, quindi attraverso un lavoro, una tecnica, io li faccio lavorare tantissimo con il corpo, quindi basiamo proprio il lavoro sulla comunicazione del corpo, facendoli anche caratterizzare dei personaggi noti come personaggi della Walt Disney, dove loro si sentono veramente protagonisti. E quindi parliamo anche di mimica facciale, ad esempio, no? Assolutamente, sì, c'è la mimica, facciale soprattutto, ma per i bambini è una cosa più spontanea, in quanto loro cosa fanno? Praticamente, caratterizzando i personaggi a loro noti, diventano loro i personaggi, e quindi questa cosa li rende più vivi, più veri e credibili. Con i bambini più grandi invece uniamo le due tecniche e cominciamo a fargli anche parlare, quindi a fargli fare delle piccole interpretazioni di personaggi o di cose più semplici, anche la classica, adesso dico una sciocchezza, la poesia di Natale, però sempre unendo delle basi di PNL, che sono la programmazione neurolinguistica, che li aiuta a crescere e a comunicare, perché il teatro è comunicazione, e per i bimbi, specialmente in una società come quella di oggi, mediatica, proprio perdono proprio la fisicità, e invece attraverso questi lavori, questi giochi, perché noi li facciamo giocare anche attraverso la danza, abbiamo anche insegnanti di danza che vengono a fare dei laboratori con loro nel contesto, e quindi loro si divertono e nel frattempo crescono. Con i ragazzi più grandi ancora, chiaramente più si va su e più ci si impegna, e quindi si comincia a fare delle commedie, quindi un lavoro un pochettino più complicato. Con i più grandi, come il gruppo che state vedendo, lavoriamo anche sulla comicità, quindi uno step successivo, non si parte dalla comicità, la comicità è uno step che viene dopo. E loro quindi hanno la possibilità anche di partecipare a diversi laboratori, compresi, insomma, ad esempio quello di Marco. Assolutamente, già l'anno scorso hanno fatto un laboratorio di mimica con un mimo che è venuto da fuori, hanno fatto dei laboratori con altri personaggi, hanno fatto improvvisazione teatrale, che quest'anno con gli Attimati di Rimini, c'è Marco Musoni che ha un laboratorio qui di improvvisazione teatrale, e loro adesso faranno con Marco Sellati questo stage che durerà praticamente fino a maggio, una volta al mese, dove aperto a cantanti, attori e ballerini, e per loro ovviamente saranno cantanti e attori, perché comunque anche cantano, fanno anche un po' di lezioni di canto, quindi è un'esperienza importante per conoscere anche quello che c'è fuori, e magari non si sa mai, avere l'opportunità di andare a lavorare fuori. Assolutamente. Dove è possibile seguire tutte le vostre attività, ad esempio pagine Facebook, quindi social o siti internet? Allora, a parte il mio sito www.edoardofrustaci.it, sulla pagina di Edoardo Frustaci di Facebook, Accademia dello Spettacolo, sulla pagina di Accademia dello Spettacolo potete trovare tutte le informazioni che noi diamo, oppure basta venirci a trovare e scopriranno questo mondo che da fuori non si vede. Ma ci sono 450 metri quadrati di arte, e quindi veniteci a vedere. Vi aspettiamo, anche perché ve lo posso assicurare, io insomma che ci sono, che è davvero bellissimo, ma posso dire che siete anche una bella famiglia, tra insegnanti, insomma non ci sono rivalità, siete una squadra. Sì, siamo una bella squadra, anche perché una delle socie è mia moglie, quindi più famiglia di così. No, però al di là di quello c'è anche la Mascia con cui collaboriamo, ma anche gli altri insegnanti che sono entrati, e tutti coloro che entrano qui sono di famiglia.
Non ci siamo mai trovati in competizione, né con gli interni né con gli esterni, anzi, lo spettacolo che abbiamo fatto settimana scorsa ha proprio unito tutte le arti, l'insegnante di canto, l'insegnante di violino, le ballerine, gli attori, le cantanti, ed è stato bello per quanto ci riguarda, poi il pubblico è stato contento, ma è sempre, no? Non posso parlare io bene... Non posso parlare male del mio spettacolo, ovviamente per noi è stato molto bello, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stato il backstage, cioè quel calore, quell'unione che c'era dietro le quinte, con tutte le arti. 5, 6, 7, 8, facevo un po' change, 8, allungo, 1, 2, che era il So The New, 3 e 4 facevo. 5, 6, 6, pull change, 8, 1, 2, and 3, 4 and 5. 6 and 7, vedi se fate come dico io, quindi molto naturale come posizione, non pensate a quarte o posizioni ballate, non servono nell'interpretazione. 1, 2 and 3 and 4. Allora Marco, oggi prima lezione ufficiale, tu rimarrai a collaborare per un anno intero con queste ragazze una volta al mese, quindi hai deciso di mettere comunque a disposizione la tua grande esperienza artistica e professionale, insomma, di queste ragazze, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Guarda Simona, sì, è un progetto che vive in 10 già strutture d'Italia, è un progetto molto importante, molto serio, seduto a tavolino con tanti professionisti e colleghi. Per cui nasce per dare veramente delle vere e sane opportunità di lavoro. Diventa per noi un po' quello che fanno anche nel calcio, no? Sai, ci sono questi procuratori che vanno a scegliere nelle piccole periferie giocatori, e così facciamo noi con ballerini o attori, cantanti che siano. E quindi è un percorso, diventa proprio un programma scolastico, per noi diventa un vivaio di giovani artisti. E se non lo facciamo noi, ma chi le aiuta? E quindi siamo noi in questo campo, laddove ci sono buone possibilità, daremo a loro il modo di intraprendere questa, o metterci già al confronto, no? E vedere come reagiscono nel mondo dello spettacolo. Anche perché ricordiamo, insomma, lavori, collaborazioni Rai, Mediaset, vari teatri, insomma, in Italia, Brancaccio, Sistina, quindi parliamo anche di Divo Nerone, perché so sì. Che è stato... Ha ottenuto un grandissimo successo, quindi perché no, magari un giorno potremo vedere su quei palcoscenici anche una di queste ragazze. Assolutamente sì, guarda, è quello che dicevamo anche prima, brava, io non amo molto parlare di me, però quello che sto mettendo a disposizione loro è l'esperienza che noi abbiamo fatto in 35 anni di carriera, fatto con grandi professionisti, io sono il mio mentore è Gino Landi e qui continuo oggi ancora a collaborare con lui e a imparare da lui. E mettere a frutto quello che lui ha insegnato a me e come tanti altri maestri eccetera, che hanno insegnato a me, io sto mettendo a frutto, ho fatto già la mia carriera e oggi sto mettendo a frutto anche dei ragazzi eccetera. Per cui sì, hanno già 2 anni che abbiamo dato vita a questo progetto, molti giovani artisti vengono da questo progetto qui, che hanno già lavorato, hanno lavorato 3-4 ragazze, hanno già lavorato in progetti come Divo Nerone, che oggi stanno facendo bodyguard in Germania, chi altri, insomma, li aiutiamo. Ecco, ma quali sono i consigli che dai a questi ragazzi? Perché oltre al talento artistico, ovviamente, immagino che servano anche altre caratteristiche, una fra le tante, una grande determinazione. Guarda, sai, i consigli poi alla fine sono tanti. Io una cosa che dico sempre a loro è che hanno già il tappeto rosso praticamente steso, perché hanno delle persone che stanno collaborando con loro che hanno già fatto questo e che ti dicono guarda, segui questa strada qua, che è la cosa più semplice, cosa serve? Dedizione, sacrificio, sudore, perché però vedi, noi, o come una scuola di danza, non è una sola scuola di danza, per noi diventa una scuola di vita in cui viene insegnato e trasmesso delle discipline, delle regole, avere diligenza nelle cose, dedizione e sacrificio, ma soprattutto quando si prende un impegno portato a termine, che questo è anche nella vita, nel lavoro, nell'amore, eccetera. Per cui è un bel percorso formativo. Quello che dico sempre a loro è di il consiglio in questo tipo di arte è di diventare degli artisti versatili, di credere sempre in quello che fanno e non abbattersi mai. E poi c'è chi ti viene subito un obiettivo, ma gli obiettivi arrivano, l'importante è crederci, avere diligenza e arrivarci, come si dice, volere il potere, ed è grande verità, per cui basta impegnarsi, poi le cose arrivano. Poi è chiaro che anche in questo mondo c'è una scena naturale, se no saremmo tutti ingegneri nucleari, ognuno poi ha un suo mestiere.
and 6 and 7 and 8. Partecipate a questi corsi perché sono delle grandissime opportunità. Guarda, la bellezza di questo progetto è che noi diamo anche l'esclusiva, che in questo caso lo ha questo centro, per chi volesse avere questa opportunità. Anzi, io veramente inviterei tanti giovani che se vogliono realizzare i propri sogni e partecipare a questo tipo di corsi, che gli danno veramente delle chance formative e professionali soprattutto, e non millantatorie purtroppo che girano in Italia, che non fanno ma non ti danno nulla. I tanti nomi che girano per televisione, che vanno in giro e fanno il loro lavoro, ma non serve, ai fini loro, dei ragazzi, serve ben poco. Adesso invece ti sposterai con i ragazzi per quanto riguarda il teatro, quindi con gli attori. Sì, perché noi facciamo anche questa versione qua. Tu devi sapere che nel campo del musical, e non solo, spesso e volentieri i cantanti e attori hanno nella loro carriera a trovarsi a volte a fare dei musical, teatro, cioè. E credimi che 8 su 10 è un'impresa farli muovere. Perché ovviamente non è la loro disciplina, non è la cosa. Quindi chi fare questo tipo di percorso formativo, che è un'educazione motoria, quello che è l'attore cantante, ammirare un movimento a un passo, a una parola, o a una musicalità, eccetera, e li porti fuori da quello che è la loro abitudine, però diventano versati, diventano dei performer, che poi diventano cantanti, attori che si sanno muovere, ballerini, che hanno una chance in più per essere presi poi. Allora, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. Ricordatevi sempre il lavoro qua. Se no non state credibili in quello che state facendo. È solo un passo. 5, 5, 6, Apple Change, 8, allunga. 1, 2, 3, e qua. Ora cos'è che faccio accentuare? L'1, il 3, il 4. E passiamo alla danza classica, che io adoro. Masha, allora, come sono divisi invece i tuoi corsi e anche l'età di queste ragazze e bambine? Allora, i corsi sono divisi sia amatoriali che corsi professionali accademici. I corsi amatoriali sono per tutti i bambini, per tutte le ragazze che vogliono insomma intraprendere l'attività in maniera più tranquilla, mentre i corsi accademici professionali sono allieve selezionate da docenti qualificati e hanno questo percorso di discipline coereutiche, di danza classica, punte, repertorio, storia della danza, carattere e contemporaneo. I corsi accademici professionali sono per quelle allieve che hanno delle idoneità fisiche e hanno già fatto un'audizione, una selezione con insegnanti qualificati e lavorano nelle discipline coereutiche di carattere, repertorio, punte, storia della danza e contemporaneo. A fine corso fanno degli esami del Russian Ballet Society, del CDT a livello nazionale, internazionale ed europeo. Avranno delle qualifiche più avanti, diventeranno dei ballerini professionisti e potranno lavorare attraverso le compagnie di tutta Europa. Quindi questa insomma è una formazione a 360 gradi. Sì, esattamente, sì, abbiamo cercato infatti di selezionare queste bambine dove hanno appunto questa passione, questa idoneità anche fisica, perché è importante anche quello. Poi nella nostra scuola abbiamo anche il consulente alimentare e il fisioterapista, quindi saranno anche proprio seguite sotto questo punto di vista. Un po' tutti, anche le altre discipline di danza moderna, eccetera, tutti gli allievi fanno gli esami, non ci sono distinzioni, ecco.
quindi seguiranno appunto questi percorsi anche a fine anno e danno gli esami. Anche chi intraprende l'hip hop, chi intraprende la break dance riceveranno dei diplomi appunto da questi esaminatori qualificati. Masha, quest'anno c'è anche un'altra importante collaborazione. Esattamente, abbiamo la collaborazione del Russian Ballet College di Genova, diretto da Irina Kashkova, che a giorni, quindi sabato e domenica, l'avremo qui da noi nella scuola e faremo appunto delle audizioni per tutte le bambine dai 7 ai 10 anni. Invece le ragazze che sono qui adesso sono insieme a Virginia, giusto? Esattamente, Virginia è la mia, diciamo, il mio braccio destro, perché lei segue appunto la ginnastica che fanno appunto i corsi professionali e lei è un'ex allenatrice della squadra nazionale norvegese, quindi non potevo prendere che il meglio. Oltretutto qua abbiamo gli insegnanti che sono tutti professionisti qualificati, quindi cerchiamo appunto di dare all'Accademia i docenti validi. Avanti, chiudo, avanti e chiudo, piego, 1, 2, 3 e cambio, vado. Détourné. Plié et ferme. Plié. Back. Back. Dado, molti degli allestimenti che troviamo qua all'interno dell'Accademia, ma anche molte scenografie che poi utilizzate per i vostri spettacoli, dobbiamo dire che sono opera tua. Sì, questo è un piccolo hobby che è diventato poi alla fine, non voglio dire un mestiere perché non lo faccio per mestiere, abbiamo fatto un sacco di maschere o di scenografie che usiamo per i nostri spettacoli, quindi abbiamo la produzione. A volte mi faccio aiutare, l'anno scorso avevamo la sirenetta per esempio, ho fatto un sacco di tutti i costumi dei pesci, tutti in gomma piuma, tutto il fondale, ed era diventata una cosa divertente perché io lavoravo qui e le mamme in attesa, chi pennellava di blu un'alga, chi faceva questo, chi faceva quello, e abbiamo lavorato su quello. Però il mio hobby principale sono proprio le maschere. Ecco, che cosa abbiamo qua dietro? Queste sono quelle che mi sono rimaste praticamente, perché di solito poi dopo, a parte un magazzino pieno, poi anche le do via. Allora, questa per esempio è uno Scooby-Doo che è stato prodotto per la Warner Bros. Italia, per il musical 4 anni fa, per il musical che ha girato l'Italia, proprio di Scooby-Doo. Questa personalmente è andata sia in America per farsi visionare la Warner Bros. E avere l'ok, e poi su Canale 5 per la presentazione del musical, quindi con gli attori è stato un bel divertimento, perché poi abbiamo fatto tutti gli accessori, abbiamo lavorato un bel po' per loro, 6 maschere così, perché si davano il cambio. Poi abbiamo Sven, che per lo spettacolo di Olaf che abbiamo fatto un po' di tempo fa, e poi un altro Scooby-Doo prototipo. Questa è la testa di una mascotte che abbiamo fatto tempo fa per un gruppo di clown dottori, e adesso facciamo qualche piccola riparazione dopo 2 anni usata tutti i giorni, poi si rovinano. E poi adesso, beh, mi hai beccato, sto facendo una maschera, adesso non si capisce, ma è dietro di me, le mie spalle. È dietro di te, sei meglio te da vedere, perché è proprio brutta, tutta di carta, ed è la maschera di Maui.
di oceani. Tanti progetti, insomma, collaborazioni, lavori, sì, qui non si finisce mai. Anzi, stiamo preparando anche per Carnevale, c'è della gente che ci chiede, ci fate le maschere per Carnevale? Addirittura abbiamo organizzato un gruppo di lavoro che vengono qui, magari con una mano e quattro soldi riusciamo a fare delle maschere per il Carnevale, perché abbiamo fatto anche la sfilata l'anno scorso, quest'anno vogliamo rifarla, quindi stiamo preparando già adesso personaggi e maschere, scenografie, accessori scenici e così via. Ed eccoli qua. E ci siamo spostati nella sala, nella stanza dedicata alla musica, perché fra poco inizierà proprio una lezione di canto. Allora, Katia, tu segui queste lezioni, sei l'insegnante, qual è il tuo range? Insomma, i ragazzi, giovani, adulti, ci sono un po' tutti o insomma ci sono delle fasce? Ti dirò che ci sono tutti e andiamo dai 5 anni ai 108 anni, ho un range bello largo, sì, perché partiamo dalla propedeutica, quindi i bambini partono col conoscere la musica, divertendosi con degli esercizi che gli insegnano a leggere la partitura, a conoscere appunto quelle che sono le note, le famose notine bianche, notine rosse, quello che è, fino ad arrivare agli adulti con la propedeutica per gli adulti, con la tecnica vocale, il repertorio e soprattutto gli anziani con la musicoterapia. Quindi, ecco perché il 108 è molto ampio. Il mio tenore più anziano ha 108 anni e se la cava molto bene, ti dirò. Se la cava in particolare qua invece all'Accademia? All'Accademia dello Spettacolo io ho delle classi di bambini piccoli, appunto dai 5-8 anni, intermedi, diciamo dai 12 anni ai 18 anni e più gli adulti. Quindi adesso partirà tra poco tra l'altro il coro, quindi non vediamo l'ora di fondare il nostro coro dell'Accademia dello Spettacolo, siamo molto contenti, dopo il primo anno abbiamo avuto degli ottimi risultati e vogliamo appunto creare questo coro polifonico che farà gospel, spiritual, jazz con la docente appunto di musica jazz e siamo molto contenti infatti. Speriamo che sia per noi un avverarsi di un sogno. Quindi... Ad esempio per quanto riguarda jazz, chi è l'insegnante? L'insegnante è Eliana Meloni, una jazzista bravissima, molto brava e molto competente. Lei infatti farà jazz per quanto riguarda appunto la propedeutica per i ragazzi e farà jazz per adulti con il coro, che è un'innovazione e non vediamo l'ora appunto di iniziare. Adesso invece ci sarà una sorpresa dedicata a noi? Sì, esattamente, con il maestro Oscar Badioli che vi dedicherà un piccolo pezzo con il violino. Il maestro Badioli in questo caso è nella veste di violinista, ma nella nostra accademia è un bravissimo insegnante di chitarra, basso, sia classica appunto che rock. Allora andiamo a ascoltare, grazie mille. Bene.